tagliata. E tagliata. Ed eccoci qua, cari amici, lezione di camion. Vai, vai, Giuliano, vai, vai. Intanto che modello è questo? Guardate. Salve qua, cari amici. Questo è 82 prima serie. In compagnia di Alessio e Giuliano. Questo è? 82 prima serie. 82 prima serie. Dimmi la cosa qua subito interessante da notare qua, Giuliano. È un trattore. È un trattore. È molto ben preso, va. E a prendere quello che c'è. Ed eccoci qua, carissimi amici, pranzo Aite, e dopo il pranzo Aite, insomma, visita a un collezionista. Guardate qua, cari amici, è un po' la diretta così, spartana. C'è questo disegno qua, sì. Artigianale. Invece quelle moderne. E andiamo a vedere il bravo Giuliano che dà lezione ad Alessio. Guardate qua. Cari amici, insomma, abbiamo visto questo 682, ma adesso facciamo le cose bene. Alessio, dato che tu hai capito tutto, qua siamo davanti a, abbiamo detto, un 682, 125. 125, ragazzi, adesso 125. Andiamo a capire, Alessio, tu ce lo spiegherai, dato che hai imparato. Se ho capito bene da Giuliano, allora, tanto per incominciare, si riconosce da un particolare dietro del telaio, che vedremo dopo. Il telaio non mente, perché il telaio è il DNA. Mentre la cabina può essere sostituita, possono essere sostituiti dei particolari, eccetera. Il 122 aveva i terzi cristalli nel vetro e non nella cabina come in questo caso. Guardate qua, carissimi amici, Fiat 682 125, Alessio ce lo sta spiegando dopo le nozioni di Giuliano. Sì. Ed eccoci qua. Sono cose che ho imparato appena adesso e non sapevo, onestamente, non sapevo. Fantastico, appunto, 682 125, trovarlo anche così, o sì, no, giusto? Sì. Profumo della ruggine per noi appassionati c'è, ringraziamo anche sì, qua. Il... Sì, per carità c'è, ma speriamo che qualcuno lo salvi, esatto, qui è in buone mani. È in buone mani, ringraziamo qua il collezionista. Come che ripeto lascia... sempre, lo scopo di questi video qual è? Salvare il salvabile, non solo la traccia di storia, ma quando si può salvare il mezzo, per noi è il massimo. Ed eccoci qua, carissimi amici, niente, ringraziamo anche il buon Roberto, che fra l'altro in questi giorni ha fatto anche il suo 50° compleanno, che ci ha dato la possibilità di venire qua da questo gran collezionista, caro Alessio, sì. E siamo qua a documentare questo bellissimo Fiat 682 125, sì. E adesso Alessio... Altro particolare, il filtro qui è stato sostituito, perché nel 122 e 125 non aveva questa bombatura qua, era più squadrato, ma la prova inoppugnabile, perché il telaio nessuno lo modificava per nessun motivo, anche perché è una differenza che strutturalmente e tecnicamente non comporta nessuna differenza se non in fase costruttiva, quindi è una cosa che il camion così nasce e così muore, è questo particolare del telaio. Ed eccoci qua, carissimi amici, la differenza tra 122 e 125 sta qua. Questa parte del telaio, che è saldata, appunto, fa parte integrante del telaio, quando la cavità, la parte vuota, è rivolta verso l'esterno, si tratta di un 125, mentre invece se qua vediamo tutto piano e la cavità è rivolta verso l'interno, allora abbiamo a che fare con il ben più raro 122. Il 122 abbiamo detto è un mezzo più raro del 125, è stato, no? è stato il primissimo. Ed eccoci qua, carissimi amici, abbiamo visto qua le nozioni di Giuliano sono servite, Alessio ha imparato subito al volo, credo che sia una nozione che non ti dimentichi, caro Alessio. Ah no, quella del telaio. E niente, caro Alessio, adesso andiamo a visionare qua la cabina, guardate qua questo bellissimo punto 682 125, sì. Speriamo qua che il collezionista magari in futuro lo metterà a posto sicuramente, e niente, qua ringrazio. Metri posteriori che si aprono scorrevoli, guarda, una caratteristica che è stata mantenuta fino all'N2 e dopo dall'N3 in avanti erano vetri fissi, vedi che sono vetri scorrevoli e si potevano aprire, caratteristica che è stata mantenuta fino all'N2 e poi con l'N3 si è persa. Ed eccoci qua, cari amici, questo vuol dire, appunto, il buon Roberto in questi anni ha seminato bene, e insomma siamo qua da questo collezionista che ringraziamo, appunto, di averci dato anche la possibilità di fare questo piccolo documentario per noi appassionati. Ne qua. Possiamo, ne vogliamo ricordare il nome? Esatto, qua, ma no, dai, lo teniamo così un po' anonimato, dai, comunque, certo. Insomma, un buon collezionista, amico di Roberto, coltivato in anni. Ed eccoci qua, cari amici, niente, vai Alessio sulla cabina. Hai capito qualcosa prima, come ti ha spiegato, sì. Giuliano? Eccola qua. I ganci che fissavano il cofano motore, questo tipo di gancio qua, inquadralo bene,
questo tipo di gancio qua in alluminio così c'era solo nel 122 e nel 125. Ed eccoci qua, cari amici, insomma, fantastico appunto camion qua che stiamo documentando e niente qua. Tengo la porta aperta. Qua, insomma, ragazzi, qua sono anche qua in compagnia di Filippo. Cosa dici? Spettacolo? È uno spettacolo. Sono belli quelli all'interno, però sono belli anche questi rottami. Questi rottami, infatti, il Marvin è subito piombato qua a vedere qua traccia di luce. Il rottame, insomma, come sapete, 182N 125, eh? Ragazzi, guardate qua, eccolo qua, il famoso 125, sono sul 682 125, insomma, voi siete lì sempre tranquilli al computer, e qua il Marvin è qua, insomma, che vi sta documentando. Questo vuol dire anche la fortuna di essere in un'associazione come Light, e appunto il buon presidente Roberto che ha coltivato questi collezionisti negli anni e ci ha portato qua in questo bel deposito, e siamo qua. Guardate qua, carissimi amici, mi hanno chiuso dentro. Apri Alessio, non facciamo scherzi. Eccolo qua, insomma, mi hanno chiuso dentro, hanno fatto i furbi qua i miei amici. Eccolo qua, carissimi amici, abbiamo visto questo 682 125, fantastico, basta solo sistemarlo. Vediamo un po' se ce la faccio. Speriamo che sia fatto il prima possibile. Eccoci qua, che sono sceso, eccolo qua. Ragazzi, 682 125, fantastico. Qua abbiamo visto appunto un altro 682 qua. E qua, caro Alessio, insomma, il botto l'abbiamo fatto. Cosa dici? Vieni qua, mettiti lì, Alessio, fai un saluto. Sì, decisamente sì. Eccolo qua, Alessio, qua. Il buon Alessio che è nato dai filmati del Marvin. Sì, sì, ricordiamo. Con degrado e abbandono, immagini drammatiche. E siamo qua, insomma, abbiamo avuto il piacere appunto di visionare la collezione di questo bel collezionista, insomma, che ha sicuramente messo qua dei camion da parte per il futuro da sistemare. E qua il Marvin vi saluta, intanto ci sono altri camion qua da fare il report. E ciao a tutti, insomma, abbiamo visto la lezione sul 682 125 che il bravo Alessio ci ha spiegato. Ciao a tutti e a presto. Ciao a tutti.